correre il Covid in Italia. Oggi 28.000 casi e 123 morti. Avanza la variante Omicron. Il governo prepara una stretta. Giovedì, cabina di regia presieduta dal Premier Draghi. A Torino crolla una gru su un palazzo di 7 piani, muoiono 3 operai, feriti alcuni passanti, salgono a 40 i morti sul lavoro in Piemonte nel corso del 2021, una strage infinita, denunciano i sindacati. Trema la terra nel Bergamasco, l'epicentro a Bonate di Sotto, il sisma è stato avvertito in tutta la Lombardia, paura e gente in strada anche a Milano, treni sospesi e disagi per i viaggiatori. 25 anni fa la scomparsa di Marcello Mastroianni, uno degli attori più amati di sempre, protagonista di film celebri diretti da grandi registi come Federico Fellini, Vittorio De Sica ed Ettore Scola. Le 20.31, una manciata di secondi, benvenuti al TG2000, buonasera. In apertura la situazione dei contagi in Italia. Oggi si registrano oltre 28.000 casi e 123 vittime. Convocata per giovedì prossimo la cabina di regia presieduta dal Premier Draghi. Ce ne parla Leonardo Possati. Il dato è sconcertante. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, negli over 80 che hanno già effettuato il richiamo del vaccino, il rischio di ricovero in terapia intensiva è 54 volte più basso rispetto ai non vaccinati, mentre il tasso di mortalità è 45 volte minore. Da qui si comprende quanto sia importante oggi, in piena quarta ondata, puntare sulle vaccinazioni, come ha ribadito il ministro Speranza. I dati di oggi parlano chiaro. Abbiamo 28.064 nuovi casi, 123 decessi, ma a preoccupare sono gli 88 casi di variante Omicron, terribilmente più contagiosa rispetto alla Delta e che in Italia solo adesso sta iniziando il suo percorso. I medici temono che nei prossimi giorni possa esservi un'impennata di contagi. Per questo, in molte regioni le aziende sanitarie stanno organizzando la riapertura e l'ampliamento dei reparti Covid. Per non abbassare la guardia, il presidente Draghi ha annunciato la cabina di regia sull'emergenza per giovedì prossimo, mentre i sindaci italiani, tra cui Gualtieri e Sala, chiedono misure che contengano i contagi e qualcuno ha perfino invocato il Green Pass a scuola per i ragazzi delle elementari, delle medie e delle superiori. È una proposta pragmatica, di buon senso. L'Italia ha dimostrato di saper affrontare l'emergenza Covid molto meglio di altri paesi. Non possiamo fallire sulla scuola. Intanto la campagna di vaccinazione ha ripreso un certo ritmo dopo settimane di rallentamento. Oggi sono stati superati 105 milioni di dosi tra adulti e bambini, a conferma dell'efficacia del vaccino nel prevenire la forma severa di malattia. Ci sono i dati dell'Istituto Superiore di Sanità che spiegano come nei 5 mesi dalla vaccinazione l'effetto del farmaco superi il 90%, per poi calare all'80%. Proseguono intanto le vaccinazioni ai più piccoli. In un solo giorno sono state somministrate oltre 15.000 dosi di vaccino anti-Covid nella fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Emerge dall'ultimo aggiornamento del governo sulla campagna vaccinale. I casi di Covid aumentano anche all'estero, in particolare negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Domani in Olanda scatta il lockdown. Il servizio di Antonio Soviero. La variante Omicron spaventa l'Europa e i governi programmano nuove restrizioni già per il Natale e così tornano d'attualità parole come coprifuoco e lockdown. In Gran Bretagna la variante scoperta in Sudafrica dilaga, 90.000 i casi nelle ultime 24 ore, di questi quasi 25.000, più del doppio di ieri solo della Omicron, i morti sono 125. Il Regno Unito deve entrare in lockdown prima di Natale o sarà troppo tardi, è il monito degli esperti del Comitato degli Scienziati che consigliano il governo britannico sull'emergenza Covid. La speranza è che, varando presto 2 settimane di stop a incontri in famiglia, si possa spezzare la spirale dell'aumento dei contagi, schizzato a numeri record proprio a causa dell'ultima mutazione del coronavirus. Secondo uno degli scienziati sentiti da Boris Johnson, il rischio è di arrivare ad un picco di 3.000 ricoveri al giorno in Inghilterra. In Austria da lunedì potrà entrare liberamente solo chi ha già ricevuto la terza dose di vaccino anti-Covid. Per coloro che non si sono ancora sottoposti al richiamo è richiesto un tampone molecolare negativo. 10 giorni di quarantena invece per i non-vax. Anche l'Olanda sarà in lockdown da domani, lo ha annunciato il premier Mark Rutte in conferenza stampa poco fa, definendo la misura inevitabile per frenare la diffusione della variante Omicron. La variante Omicron corre anche in Italia e ci sarà un impatto, come già si vede, prima sui ricoveri in area media e poi sulle terapie intensive. A rilevarlo la Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva.
Ci stiamo preparando al peggio, ma siamo pronti, dice il presidente dell'associazione Antonino Giarratano. Ennesimo incidente mortale sul lavoro. Oggi a Torino una gru è crollata su un palazzo di 7 piani. 3 operai sono morti, feriti anche alcuni passanti. Il servizio di Barbara Masulli. Le vittime sono rimaste incastrate sotto una parte dell'intelaiatura. La gru serviva agli operai per cominciare i lavori di ristrutturazione del tetto di questa palazzina di 7 piani in via Genova a Torino. Ma stando alle prime ricostruzioni dei vigili del fuoco, c'è stato un cedimento alla base della gru che ha comportato il crollo di tutta la struttura. Sono morti 3 operai, uno di loro in ospedale, dove è stato trasportato in codice rosso. I 3 gruisti, i 3 montatori! Sono qua morti davanti a me! Eccole le vittime. A sinistra Roberto Peretto, a destra Marco Pozzetti, entrambi milanesi. A scattare il selfie in primo piano, sorridente, Filippo Falotico, torinese, il più giovane dei 3. Un altro operaio è rimasto ferito, come anche una donna che passava di lì per caso, e un uomo colpito mentre era in auto ed estratto vivo dai soccorritori. Incredulità, angoscia e rabbia fra i cittadini, molti accorsi sul posto dopo il disastro. Una strage indegna in un paese moderno e civile, serve più attenzione e vigilanza, una questione da affrontare come emergenza nazionale, sono in coro le parole dei leader sindacali di CISL, Sbarra, CGL, Landini e UIL Bombardieri. Si tratta infatti dell'ennesimo incidente mortale sul luogo di lavoro, solo in Piemonte nel 2021, se ne sono verificati 40. E un altro incidente mortale sul lavoro è avvenuto in provincia di Cremona, a Soncino. Nel primo pomeriggio un autotrasportatore è morto schiacciato dal cancello della cascina dove stava entrando. I carabinieri del ROS hanno rintracciato e arrestato nel corso della notte Graziano Mesina, latitante da luglio 2020. Mesina deve scontare una condanna a 24 anni di reclusione per traffico di droga. Leader del banditismo sardo, aveva goduto della grazia presidenziale per i reati di gioventù, prima di finire di nuovo nei guai per narcotraffico. E un sisma di magnitudo 4.4 ha colpito stamattina la Lombardia, l'epicentro a Bonate di Sotto, in provincia di Bergamo. La forte scossa è stata avvertita anche a Milano, dove molta gente è scesa in strada. Nicola Ferrante. Ecco il momento esatto della scossa, prima un rumore sordo, poi il tremore forte e netto, durato alcuni secondi. Tanta paura, ma per fortuna nessun danno stamattina nella Bergamasca. Erano le 11.34 quando la terra ha tremato, epicentro a Bonate Sotto, magnitudo 4.4, a 26 km di profondità. La gente si è riversata in strada anche a Milano. È stato un movimento sul sultorio e ci siamo un po' allarmati. Per tutta la giornata proseguiti i sopralluoghi dei vigili del fuoco nel piccolo centro in provincia di Bergamo, l'ultimo controllo quando è sera anche al campanile della chiesa di San Giorgio, qualche crepa anche per un precedente temporale, ma per fortuna situazione sotto controllo. Le persone sono abbastanza tranquille per quello che si può dire tranquillità, la scossa comunque si è sentita, io ero in ufficio, ho sentito proprio tremare il pavimento. E a fine giornata effettivamente proprio un locale della scuola media del paese risulta in agibile. Quindi in questo caso abbiamo chiesto comunque all'amministrazione e al sindaco presente di interdire l'uso di questo locale. Alla stazione di Milano Centrale le ferrovie hanno deciso di sospendere la circolazione per verifiche, disagi per i passeggeri in partenza per le vacanze di Natale, con ritardi fino a 100 minuti, alcuni treni cancellati. In questa mappa la fascia di rischio in cui rientra l'area colpita, cerniera fra il Mediterraneo e l'Europa. Siamo in un'area caratterizzata dal movimento verso nord della placca adriatica, che si muove quindi verso la placca europea con una velocità di circa 1 millimetro l'anno. E alle Canarie ci sono segnali positivi e confortanti che potrebbero far pensare che l'attività vulcanica del Cumbre Vieja possa essersi conclusa dopo quasi 3 mesi di eruzioni, lo dicono gli scienziati che stanno monitorando la situazione. L'eruzione è scoppiata il 19 settembre scorso, costringendo l'evacuazione di oltre 7.000 persone, distruggendo quasi 3.000 edifici. La 6ª conferenza di revisione della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali si è conclusa senza un accordo. L'incontro si poneva tra gli obiettivi quello di riconoscere la necessità di tracciare norme e linee morali per assicurare un controllo umano sull'uso delle armi autonome letali.
Ed ora la politica, con la manovra che approva la rateizzazione delle bollette, fa tornare il bonus TV. Pierluigi Vito. Data di scadenza 31 dicembre. A meno di 2 settimane il Parlamento per approvare la nuova legge finanziaria. Oggi il Governo ha depositato in Commissione Bilancio del Senato gli attesi emendamenti sulle delocalizzazioni e sulla stabilizzazione dei magistrati onorari. Da un lato quindi un inasprimento delle sanzioni per le aziende che si trasferiscono senza prevedere un piano di gestione dei lavoratori in esubero. Dall'altro una nuova disciplina per le toghe richiesta dalla Commissione europea. Resta aperta la partita sul rinnovo per il 2022 del super bonus edilizio al 110%, che dovrà tener conto di spese che si spalmeranno su più anni. Tra gli altri provvedimenti ricordiamo la rateizzazione in 10 tranche delle bollette di luce e gas fatturate da gennaio ad aprile 2022, i 180 milioni per le scuole, di cui 20 per le paritarie, il rifinanziamento del bonus TV e decoder per gli over 70. E poi il maxiemendamento in materia fiscale con la rimodulazione dell'IRPEF in 4 aliquote, il bonus di 100 euro per i redditi fino a 15.000 euro e la cancellazione dell'IRAP per oltre 1 milione di imprese. Il Paese ha bisogno di coesione e unità, non di conflitto sterile, così il segretario generale della CISL nella manifestazione con cui il suo sindacato ha risposto allo sciopero proclamato 2 giorni fa da CGIL e UIL. Sentiamo le parole di Sbarra. Per, non contro, per valorizzare i risultati che l'azione sindacale ha conquistato nella legge di bilancio, per migliorare ulteriormente la manovra economica in queste ore, in questi giorni, durante il passaggio parlamentare, per indicare le nuove priorità dell'agenda sociale, per affermare il profilo di un sindacato responsabile, costruttivo, partecipativo, che vuole stare dentro i processi di cambiamento. Al Paese serve coesione sociale, protagonismo sociale, non conflitto sterile. Ecco perché oggi lanciamo un forte segnale al Governo, alle associazioni datoriali, per rafforzare il dialogo e il confronto nella prospettiva di costruire insieme la ripartenza e la crescita del Paese. Sì alla messa secondo la liturgia preconciliare, ma a condizioni ben precise. Le spiega una lettera del prefetto della Congregazione per il culto divino alle conferenze episcopali. Ce ne parla Paolo Fucili. Ci sono visioni ideologiche che strumentalizzano la liturgia. Non prestiamoci a polemiche sterili, capaci solo di creare divisioni che è triste vedere, si raccomanda Monsignor Roche, prefetto del Dicastero Vaticano per la liturgia, coi vescovi del mondo intero. Questa è la premessa alle 11 risposte ad altrettante domande su come applicare le severe norme volute dal Papa 5 mesi fa sulla celebrazione della messa in latino. Severità confermata in 10 fitte pagine pubblicate con l'esplicito assenso di Francesco, è specificato bene in evidenza. La messa in latino si può celebrare in chiese parrocchiali, nel caso altre non ce ne siano, solo col permesso della Santa Sede. Per i sacramenti, invece, esclusi quelli amministrati dal vescovo, è ammessa la celebrazione coi vecchi libri liturgici solo in parrocchie personali erette apposta per quei gruppi di fedeli. Ci vuole il sì del vescovo e quello di Roma anche per autorizzare preti novelli, d'ora in avanti, a celebrare col vecchio messale, autorizzazione che sarà revocata a qualsiasi prete se costui si rifiuterà di concelebrare la messa crismale del Giovedì Santo. Vale comunque il consiglio di autorizzare sempre a tempo l'uso del vecchio messale e anche a diaconi e ministri istituiti, si legge ancora in dettaglio, serve l'autorizzazione del vescovo. Ciascuno di voi è unico, non siamo fotocopie, siamo tutti originali. Così Papa Francesco e i ragazzi dell'Azione Cattolica incontrati questa mattina in Vaticano. Francesco Durante. È importante che ciascuno indossi ogni giorno con gioia l'abito della propria originalità, della propria personalità.
Papa Francesco prende spunto dallo slogan "Su misura per te", ispirato alle lavorazioni di Sartoria, che indica per quest'anno il cammino di fede dell'Azione Cattolica Ragazzi, un tema gradito al pontefice perché, osserva, ciascuno di noi è una persona unica. Non siamo fotocopie, siamo tutti originali. La cosa brutta è quando se vogliamo imitare gli altri, fare le cose che fa la gente, gli altri, e da originali diventeremo fotocopie. Questo è brutto. Lo ripeteva spesso il beato Carlo Acutis, vostro coetaneo, ricorda Francesco. Così vi vede Gesù. Vi ama come siete, sottolinea. Poi, pensando al Natale ormai imminente, fa notare che il Signore, venuto al mondo bambino, crede in un mondo a misura di bambino, a misura di ciascuno. Ce l'ha fatto capire nascendo a Betlemme, ma anche oggi si fa vicino ai ragazzi di ogni paese, di ogni popolo, e lo fa tutti i giorni. È lo stile di Dio, che si descrive in tre parole: vicinanza, compassione e tenerezza. Questo è lo stile di Dio, non è un altro. È stato l'assessore capitolino Sabrina Alfonsi ad accogliere a Roma la Luce della Pace dalle mani degli adulti scout del MASCI Lazio e delle altre organizzazioni scout. La fiammella proveniente dalla lampada perenne della chiesa della Natività di Betlemme sta attraversando la penisola e viene distribuita tutti gli anni a dicembre in Europa e in tutta Italia. E compie oggi 75 anni uno dei più grandi registi e produttori del cinema americano, Steven Spielberg, che raggiunge l'importante traguardo dopo aver firmato alcuni dei film più popolari di sempre, da E.T. alla saga di Indiana Jones fino a Jurassic Park. Come regista ha vinto 2 premi Oscar per Schindler's List e 1 per Salvate il soldato Ryan. E 25 anni fa la morte di Marcello Mastroianni, uno dei più grandi attori italiani di sempre. Il ricordo nel servizio di Silvio Vitelli. Scusi, signore. Lavorò instancabilmente fino alla fine. Il suo ultimo impegno fu a teatro. Pur di esserci, recitava seduto, nonostante le flebo, nonostante il tumore al pancreas che ne sentenziò la morte, dalla quale tra un pugno di ore saranno trascorsi esattamente 25 anni. Era ciociaro Marcello Mastroianni, ma solo di nascita. Torino, Roma e Parigi, le città nelle quali visse più a lungo, si avvicinò al cinema in qualità di comparsa già prima dello scoppio della guerra. Terminato il conflitto, iniziò a prendere lezioni di recitazione. Una delle sue compagne di corso era Silvana Mangano, con la quale ebbe una breve storia d'amore. Altro nome celeberrimo, quello di Catherine Deneuve, con la quale negli anni 70 Marcello ebbe una delle sue figlie. Marcello, come here! Parlando di lui, non si possono non citare altri 2 nomi femminili di primissimo piano, questa volta però non per ragioni sentimentali, ma professionali, Anita Ekberg e Sofia Loren. Dummi. Attore di grande talento al cinema come in teatro, capace di passare dalla commedia al dramma impegnato fino al film d'autore. Voluto da Fellini nella Dolce Vita, il regista riminese continuò a renderlo protagonista di molte sue pellicole fino alla penultima del 1987 dal titolo Intervista. Che c'è lì in goccettino di grappa? 3 nomination agli Oscar, 2 Golden Globe, 8 David di Donatello e infine un Leone d'Oro alla carriera, ricevuto direttamente dalle mani del più grande artefice della sua fortuna. Consegna il premio Federico Fellini. Caro Marcello, do you remember me? Sono il tuo alter ego. Ecco, questo è tutto. Vi ricordo subito dopo il TG il Meteo e Sol, che avrà come ospite il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Rao, e alle 21:20 il film L'incantesimo del lago. A tutti un buon proseguimento di serata. Arrivederci.